momento unboxing. Oggi sarà bello grande, diciamo. Dimenticavo. Prima unboxing vero, allora. Quando studio mi piace utilizzare la tecnica del pomodoro, 25 minuti di studio e 5 minuti di pausa, così da continuare per più tempo. Allora ho comprato questo piccolo timer, tempo dello spellicolamento. Ci sono anche le batterie integrate, punto in più assoluto. 1, 2, 3. Seppur plasticoso mi piace. Posso mettere i miei fatidici 25 minuti e schiacciare. Pazzesco, suona molto. Super soddisfacente comunque. Inizierei da questo. Adoro questi pacchettini così piccini di Amazon. E all'interno troviamo un piccolo cosetto. Eccolo qua, un cavetto che non ho mai visto, micro USB con due altre micro USB. Per risolvere un mio grande problema, ho una sola presa e ho due Google Home. Quindi, boom, vediamo se funziona. Oddio, no, aspetta. No, non ci credo. Questi sono quadrati. Google Home c'è l'ingresso tondo, non si connette. Questa mia soluzione ingegnosa si è rivelata fallimentare. Cacchio. Comunque, signore, alla fine, tramite il taglierino, sono riuscito a tagliare la base di questi cosetti. Adesso sono inseriti entrambi. Ok, funziona, Passiamo ai pacchettini un po' meno affidabili, che sembrano molto cinesi, infatti lo sono. Prima cosa, da Singapore, ma in realtà praticamente tutto viene da Singapore. In pratica questo cosetto qua, dalla forma molto strana, è una copertura ulteriore per il mio drone. Questo cosetto qua che levi per permettere alla telecamera di girare. Ho preso questa perché sto coso qua non fa entrare la polvere da questo pezzettino qua, cosa che sto cosetto qua fa. In realtà questo sarà un unboxing molto dronoso, c'è tanta altra roba qua. Altro pacchetto iper cinese. Questa è veramente una di quelle cose che ho detto, costa così poco che mi conviene provarlo e vedere. In pratica sono dei cosetti che si mettono sul telecomando del drone, che si apre, qua si mette il telefono. Dovresti metterli in questo modo qua, e così il segnale dovrebbe prenderlo meglio, molto meglio. Non lo so, però per tipo 2 euro conveniva provarci. Peccato che non si chiude più, bisogna levarli e metterli ogni volta. Ultimo pacchettino nel pacchettino. Oh là là. Questo sì, DJI pazzesco, quando in realtà è finto come tutto, però va bene. Troviamo il supportino e quest'altro coso. Lo metti tipo così e c'hai il telecomando al collo e puoi fare cose iper pazzesche, volare proprio così. Fantastico. Ma passiamo a questo pacco verde. Appena mi è arrivato ho detto ok, mi hanno spedito qualcosa di illegale, ma poi ho collegato. Infatti si tratta di un altro gadget dronoso. Sì, tra un po' sono finiti. Mi sono fatto un po' prendere la mano. Sto coso si dovrebbe aprire tipo così. Oddio, non lo so. Ok, l'abbiamo messo. E così, bada boom, abbiamo il nostro telefono senza interferenze di sole, che alle 12, alle 1, alle 5 è troppo potente e non si vede niente. Pazzesco. Ah no, 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 cacchio, non ho finito. Passiamo a un pacco bello grosso. Questo è sicuramente uno dei pacchi di cui sono più curioso, perché costava pochissimo. Mizza, che ci è mancato poco che tagliassi il prodotto. Ok. Oh la la, what a quality. In pratica questo è il modo professionale con cui mi presenterò quando andrò a fare i miei progetti con il drone. Qua dentro troviamo un mega borsone pazzesco dove mettere roba per il drone. Per esempio sagoma per il drone. Wush, ci va il drone perfettamente. Posso direttamente tenere montati i pirulini, ovvero i joystick, e non doverli montare e smontare ogni volta. Infatti posso inserire il telecomando così e c'è proprio lo spazio per i pirulini per stare fuori. E poi c'è lo spazio per tutte le singole batterie e la base di ricarica. E quindi sì, mi piace questo formato, approvato. E passerei un'altra cosa grande dai nostri amici di Insta. Ho preso questa nuova Insta360 principalmente da quello che ho visto online, perché dovrebbero averla migliorata molto. Prima di tutto sotto il livello della qualità video, ma anche sotto la batteria, che è tipo 50% in più. Adesso mi stai dicendo che questo era il fondo. Ok. E inoltre la possibilità di avere 360 gradi nel campo visivo significa che riprende tutto. Cioè riprende tutto quanto. E quindi puoi decidere poi nella post-produzione che scene tenere. Siamo riusciti ad aprirla magicamente e vedo che ci sono già 3 pacchi. Ah no, 4 pacchi. Ok, direi di partire dal sodo, dalla Insta360. Eccola qui. Tra l'altro qua sopra la schedina SD integrata. Molto bello, col loghetto Insta360 stampato sopra. E qui la telecamera, che come vedete, almeno come sembra dalle immagini, ma direi di vederlo dalla vita reale, cioè dal prodotto, sembra molto compatta. Come i prodotti Apple, le scatole ci fanno attendere per scendere tempi impossibili.
Ullala, mamma mia, piccina. E questa è la nostra telecamera. Pensavo fosse un po' più grande. Pazzesco, super compatta. Leviamo le pellicoline. Questa è una lente. C'è un'altra lente uguale, 180 gradi, che quindi vedono tutto quanto. E qua sotto, nuova implementazione, schermino, che come vedete è circolare. Posso scrollare e vedere tutto a 360 gradi. Sembra tutto gommoso qua. Ed ecco la batteria. È pieno di queste gommine su tutti i lati, proprio perché adesso è impermeabile, quindi si può usare anche sott'acqua. E qua accanto troviamo la porta USB-C, rigorosamente. Inseriamo la micro SD. Ok, un po' durita nell'inserimento, però sembra stare. Accendiamo. Guardate signori, posso guardare tutta la mia stanza in 360 gradi ed eccomi, pazzesco. Ok, ma direi di un attimo metterla da parte, vediamo se riesco a trovare dei gadget per farla funzionare. Abbiamo cavetto di ricarica, piccola borsettina per inserire l'Insta360, eccola qua, che si inserisce direttamente nella tasca, minuscola, sticker alla GoPro o alla Apple, come vuoi, e un pannetto bello grande, bello bello, così nel caso cui dai le ditate alla lente, cosa che non consiglio, si può rimediare, manualini e altri manualini. Ma vediamo gli altri pacchettini che mi ha messo. Questo era proprio quello che mi mette un po' più di tranquillità nell'utilizzo quotidiano di questa fotocamera. Stiamo parlando del lens cap, in pratica questo coso squiscioso lo metti sopra le lenti della fotocamera per evitare che per l'appunto prenda botte, essenziale. Poi troviamo un bastone che dovrebbe avere delle proprietà magiche, tra l'altro che bella sta finitura così molto molto pazzeschissima. Ok, questo è comodo, però forse qua dentro ci dovrebbero essere le proprietà magiche. Infatti ho chiesto a quelli di Insta se mi potevano dare espressamente il kit per la moto, e questo dovrebbe essere tipo la GoPro definitiva per me, perché puoi vedere ovunque, puoi inquadrarti sia in faccia che la strada che qualsiasi cosa, decidendo in post produzione. In pratica questo è un kit per attaccarlo alla moto, un sacco di accessori a mo' di GoPro, oppure proprio un gancio per il manubrio. Ho appena connesso tramite il Bluetooth la fotocamera al telefono, che dovrebbe avere un'applicazione pazzesca che mi permette di montare i video direttamente da qua. Proviamo a fare una registrazione. Oddio, ho fatto una foto, no, non volevo. Però vediamo sta foto, già che l'ho fatta a caso. Che figata! Assurdo! Ecco voi che state guardando me, ed ecco me che sto facendo i miei casini con la fotocamera. E posso zoomare, incredibile. Vabbè, non dovrei sorprendermi così tanto, però vediamo di fare un video. Questa è la prima prova di registrazione video con l'Insta360 One X2 e non posso far altro che dire pazzesco. Infatti nel montaggio che ho fatto completamente col telefono tramite l'applicazione di Insta360, che è veramente ben fornita e fatta bene, sono riuscito molto a zoomare, a capire come funziona senza nessun tipo di tutorial, ed inoltre come vedete posso girare spesso, cioè quante volte voglio, però adesso l'ho fatto, la fotocamera e avere una ripresa che è a 360 gradi, decidere dove spostarla per l'appunto. Sono molto tentato dal rifare video in scooter, secondo voi dovrei, boh, perché mi è piaciuto molto, ditemelo nei commenti, ok. Invece qui vediamo una prova di registrazione a terra. Come vediamo, grazie allo stick che vi ho mostrato in precedenza, si può allungare e fare questa ripresa a mo' di drone. Sembra molto carina, mi piace. Per chi fosse interessato alla Insta, link al sito ufficiale in descrizione. Tramite il kit di montaggio dell'Insta360 sono riuscito a montare direttamente la telecamera qua sopra. Come vedete c'è il supporto e l'ho attaccata al manubrio in questo modo qua, agganciando due pezzi. Sono componibili e sono fatti principalmente per la moto, però se ci sono riuscito io su uno scooter, beh, potete farcela praticamente ovunque. Altri due pacchettini che mi sono arrivato oggi che stavo montando il video, ho detto perché non includerli. Primo, mi cadono troppe volte, ho detto non mi serve, ma in realtà mi serve la cover per le AirPods. Non so perché, ma questa dimensione qua è troppo piccola, non lo so, è una dimensione che mi fa cadere le AirPods. Tra l'altro c'è anche il gancetto, era il più economico di Amazon col gancetto, quindi ci sta, è un attacco alla cintura. Non sono bellissime, però sai com'è, almeno adesso non muoiono e mi copre anche la porta, pazzesco. E poi troviamo un gadget che qualche anno fa sarebbe stato una stupidaggine completamente inutile, però questo è il mondo in cui viviamo. Ah, per fortuna almeno sono due, ho fatto bene a non prenderlo quello originale. Stiamo parlando di degli adattatorini Lightning Jack, così da poter utilizzare il mio microfono esterno della Rode con l'iPhone, perché non c'è la porta jack. Per fortuna che ho preso questi, che alla Apple li vendevano a tipo 10 euro l'uno, mentre questo 9,50€ è arrivato il giorno prima e me ne danno due, pazzesco. Bruh. Torniamo all'unboxing normale. Prossimo pacco,
Questo è abbastanza uno spoiler per i prossimi video. Esatto. Come vedete è una cover per un prodotto che, almeno alla data di registrazione di questo video, non è ancora stato rilasciato sul mercato. E qua sotto c'è lo spazio per una penna. Quindi prossimamente sul canale ci sarà la rivelazione del senso di questa cover. Anche perché attualmente è un po' insensata se non arriva il prodotto. Ed infine un prodotto, signori. Un prodottino. Se prima c'erano dubbi su quello che poteva essere, ora credo che non possano più esserci. Cioè, ci sono solo dubbi sul modello. In pratica questa sarebbe la matita di Apple. Ovviamente Apple ci abitua ad avere scatole che non si aprono. Va bene che... Ah no, scusate, non si deve aprire così. Ok. Ullala. Designed by Apple in California. Assurdo, signori. Beh, oddio, neanche troppo. Neanche uno sticker. Però abbiamo manualini Apple Pencil. Il tappetto per la penna. Il tipo, non lo so, la parte finale immagino. Ed eccola qua nel suo splendore. Pesa un sacco in mano. E come vediamo, questa è la punta, questa è la fine. Perché come vedete è l'Apple Pencil di prima generazione. E posso mettere benissimo la mia penna qui nello spazio che prima c'era, vi ho mostrato. E... vedremo. Secondo me potevano mettere la possibilità di poterla utilizzare sull'iPhone anche. Però no, non l'hanno messa. Tra l'altro, se volete, provate ad indovinare nei commenti quale, ormai posso dirlo, iPad sarà insieme a questo coso, questa Apple Pencil. A proposito, tutti i prodotti sono in descrizione se siete interessati. Se volete delle robette in anteprima, come sapere in anteprima che mi era arrivato un Apple Pencil oppure una cover, bene, seguitemi su Instagram. E se siete interessati a capire per quale tablet sarà questa cover, spoiler per la scuola, seguitemi su YouTube. Pazzesco! Ci si vede quando volete, quando i video sono online, quindi potete guardare quando volete, con un nuovo video. Ciao gente! Ora, via cartone nero. C'è cartone, dov'è il cartone? Ora, via poliuretano espanso. Che c***o sta roba? Non lo so. Ora, via... ora via roba nera.